Obiettivo dopo obiettivo, la Fidelis non finisce di stupire in questa particolare stagione, vince a Molfetta la sua terza gara consecutiva, conquista il dodicesimo risultato utile di fila e trova matematicamente i playoff con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. I Biancazzurri ritrovano anche in panchina dopo oltre 20 giorni il tecnico Panarelli, guarito dal Covid-19, che deve rinunciare a Benvenga, ma schiera Monaco e Prinari dal primo minuto con il ritorno di Lacassia in difesa. Per il Molfetta di Bartoli è già testa al futuro. La firma del rinnovo del tecnico potrebbe arrivare in settimana, ma impegno al massimo per disputare comunque un grande derby con Strambelli nuovamente dal primo minuto dopo il turno di squalifica al fianco di Ventura e del giovanissimo Masserelli. Parte bene il Molfetta che con Strambelli cerca subito il gol dell'ex direttamente sul calcio di punizione, la sua specialità, ma la mira è di poco imprecisa. È una partita subito molto bella con continui capovolgimenti di fronte nei primi minuti. Carullo dalla parte opposta prova il tiro al volo che viene deviato in corner. Scambio bellissimo tra Plinari e Scaringella con il tiro dell'attaccante che, davanti al rollo, finisce di poco sul fondo. Sempre Strambelli il protagonista per il Molfetta. Prima avanza palla al piede e calcia potente con Sfera. Di poco sul fondo, poi non ci pensa due volte. Calcia potente dal limite con Anatrella che in precario equilibrio smanaccia, sventando il pericolo. Ma è la giornata di Michele Scaringella che, dopo un errato disimpegno della difesa di casa, vince un rimpallo e batte Rollo con un preciso destro. È il vantaggio, Fidelis festeggiatissimo da tutti anche perché il primo gol di un generosissimo Scaringella che fino a questo momento aveva solo sfiorato la marcatura. La Fidelis allora preme sull'acceleratore e Carullo direttamente su Corner, impegna ancora Rollo dall'altro fronte. Sempre Strambelli, anche in questo caso, direttamente da Calcio d'Angolo, a mettere i brividi alla retroguardia andriese. Nel finale di prima frazione, poi ci provano ancora gli ospiti. Ma dalla lunga distanza in ordine: prima Acosta con palla di poco alta, poi Monaco. Dopo una lunga ripartenza e un tiro ancora alto. Ed infine Capitan Manzo che prova il tris di marcature consecutive. Dopo i gol di Altamura in casa col Portici. Ma palla di poco distante dalla traversa. Tristi cambi per Panarelli invece ad inizio riprese in campo contemporaneamente. Paparusso Bolognese Cerone fuori. Carullo Monaco e Acosta un cambio per Bartoli con la Verdi Lavopa al posto di Legari, subito Strambelli. Dopo neanche due giri di lancette, calcia potente dal limite, ma è bravo Natrella in due tempi. Cerone direttamente sul calcio d'angolo, impegna ancora Rollo. Scambio in velocità per i Biancazzurri con Cerone che accompagna la ripartenza di Scaringella, bravo a liberarsi tutto solo davanti alle estreme. Difensore di casa, ma il suo tiro è ancora di poco impreciso. E l'ultima azione orchestrata dall'attaccante Fidelis sostituito dal rientrante Clemente spinge sull'acceleratore ancora la Fidelis e Prinari illumina per Cerone che nel cuore dell'area di rigore si vede deviare il tiro in corner. Molfetta Sornione ma ci prova a spaventare i biancazzurri sempre con il pezzo forte della casa. Strambelli direttamente sul calcio di punizione impegna severamente Anatrella che con la complicità della traversa riesce a sventare la minaccia ma la Fidelis disegnata da Panarelli nella ripresa troppo... Prova con continuità la porta di rollo anche con gli inserimenti dei centrocampisti, come in occasione del raddoppio, e Cerone, questa volta a inventare per la corrente Clemente che di testa anticipa tutti nel cuore dell'area e chiude virtualmente il match a meno di 20 minuti dal termine. Lo sfortunato centrocampista Fideli si fa però male proprio in occasione del gol, e il tecnico è costretto al quinto cambio, inserendo Figliolia. La reazione di casa è nei piedi di Variale, che tiene palla, vince un rimpallo e calcia con Anatrella, bravissimo a dire di no. Cerone calcia da lontano, si distende Rollo, ma la gara termina qui. Domenical degli Ulivi, che riabbraccerà il pubblico amico, ci sarà la sfida contro il Lavello, il Morfette invece sarà di scena a Portici.